Allora, bene ragazzi, vediamo se funziona veramente. Questo libro, L'arte di vedere, del fantasmagorico scrittore di fantascienza Aldous Huxley. Qui però non si tratta di fantascienza in senso proprio, nel senso che si tratta di un'opera, comunque un trattato, quindi non qualcosa di romanzesco, e si tratta nella fattispecie di come gli occhi potrebbero essere corretti, la miopia, la presbiopia, gli ipovedenti, eccetera, tramite non una correzione meccanica, ma similmente ad altri organi che con le buone abitudini si curano da soli, col tempo guariscono da soli altri organi, grazie a buone abitudini. Huxley cerca un po' la letteratura al riguardo, magari letteratura anche abbastanza peregrina, però che suggerisce come in effetti, se fosse possibile, che anche gli occhi, come gli altri organi, possano essere corretti non meccanicamente, ma secondo natura, quindi come un altro organo che col tempo va appunto migliorando i difetti di vista. E appunto, riprendendo, per meccanica, per correzione meccanica, ovviamente si intendono le lenti degli occhiali. Mentre per correzione naturale lo scopriremo in questo libro, che si rivela appunto interessante già dal primo capitolo, appunto. È anche abbastanza, se non scientifico, comunque ben organizzato per argomentazioni, tesi, antitesi e quant'altro. E ovviamente si tratta di un libro degli anni 40 e di uno scrittore inglese della fantascienza, come già dicevo. E si dà il caso che anch'io, io stesso, avevo per un periodo pensato di volermi correggere la vista. Anch'io avevo avuto, in effetti, prima di conoscere questo libro, il pensiero: ma è possibile che uno debba portare gli occhiali? Non esisteranno, che so, degli esercizi muscolari o di qualche tipo che migliorano o comunque rendono, se non guariscono totalmente, potrebbero migliorare un po' la vista, cioè la miopia. E in effetti, poi scartabellando sul web, effettivamente c'era poi un counselor olistico che aveva scoperto effettivamente delle teorie che provate, non, che nessuno aveva mai comunque divulgato in forma, diciamo, scritta in tempi recenti, però lui assicurava che su di sé aveva funzionato, eccetera, eccetera, e dava rimedi per questo e altri malanni. Quindi ora non mi ricordo bene il nome di questa persona, tuttavia vuol dire che è un dubbio, insomma, plausibile, anche comune, dato che anch'io ho avuto questo dubbio qualche anno fa, un bel po' di anni fa. Però ad oggi, appunto, su di me non ha funzionato, però è una bella questione da leggersi anche in questo libretto di Huxley. Quindi diciamo che, principalmente, andando per sommi capi, Huxley dice, riguardo una teoria del dottor Bates, metodo Bates, che semplicemente consisterebbe nella teoria che chi è miope o comunque problemi visivi sforza troppo gli occhi. Quindi basterebbe educare la mente a sforzare meno un organo che è anche molto vicino alla mente, al cervello, cioè gli occhi, e diminuirebbe anche la vista. Fu appunto detto che era un ciarlatano, e però Huxley appunto discuterà tutta questa storia, prendendo anche
altri esempi, ricordando che poi le corporazioni, come insomma, l'hanno definito ciarlatano. Però appunto.